Ciao a tutti, penso che tutti conoscano i cioccolatini Ferrero Rocher. Abbiamo deciso di riprodurre uno di questi cioccolatini, ma di dimensioni gigantesche. Vediamo prima cosa c'è dentro. Fuori cioccolato e noccioline, quindi strato croccante, pasta di cioccolato e nocciole. Tutto chiaro. Per prima cosa compriamo i prodotti di cui abbiamo bisogno. Abbiamo comprato del cioccolato al latte. Molto zucchero. Due scatole di cacao in polvere. Due scatole da 5 kg, ciascuna di burro. Non ci serve nient'altro in questo negozio. Andiamo alla cassa. Lo scontrino è di 170 euro. Abbiamo coordinato un sacco di riso soffiato, 10 kg di arachidi e un sacchetto di nocciole. Tutto questo è costato altri 120 euro. Come stampi abbiamo deciso di usare questi grandi calderoni di ferro. Per comodità pieghiamo questi ganci. E rimuoviamo le maniglie. Giriamo i calderoni e li avvolgiamo con pellicola alimentare. Per fare lo strato croccante useremo il riso soffiato. Per incollarlo facciamo del caramello. Mettiamo mezza lattina di sciroppo di mais nella padella. 6 kg di zucchero. Mettiamo sul fornello. Assicuriamoci di usare un termometro. Quando la temperatura raggiunge 146 gradi, versiamo il riso soffiato e lo impastiamo col caramello. Versiamo tutta questa massa sopra la forma e proviamo a incollarla sul calderone. Ma qui è andato tutto storto. Il caramello si raffredda molto rapidamente, cade a pezzi e non mantiene la forma. E questi calderoni non sono esattamente della forma ideale. Abbiamo deciso di rifare tutto. Abbiamo ordinato degli emisferi acrilici. Apriamoli. E tiriamoli fuori. Penso che siano perfetti. Per evitare che nulla si attacchi alle forme, spruzzare dell'olio da una bomboletta sulle pareti interne dell'emisfero. E questa volta per incollare il riso useremo dei marshmallow. Rovesciamo due pacchetti in una ciotola. Mettiamo nel microonde. Si sono ammorbiditi bene. Hanno proprio la consistenza di una crema elastica. Mettiamo nella stessa ciotola il riso soffiato. Con una spatola mescoliamo il tutto. Ecco una bella massa viscosa. Penso che ce la faremo. Spruzzare l'olio sui guanti in modo che il marshmallow non si attacchi. Mettiamo la massa nell'emisfero e distribuiamo in forma. Ripetiamo tante volte finché non copriamo completamente le pareti interne. Voilà! La fase successiva è la pasta di cioccolato all'interno. Prendiamo due scatole di burro, lo tiriamo fuori. Spostiamo due pezzi nella padella. Mettiamo sul fornello in modo che si sciolga. Pronto! Abbiamo ancora bisogno di un sacco di latte condensato. E abbiamo bisogno di arachidi e cacao. Metti la ciotola del frullatore sulla bilancia. Ci mettiamo 300 g di arachidi, 2 cucchiai di cacao, apriamo due lattine di latte condensato . Lo aggiungiamo. Un'ultima cosa, 200 g di burro. Copriamo col coperchio, installare sul mixer e accendere. Maciniamo tutto fino ad ottenere una massa omogenea. La consistenza di questa pasta, come la Nutella, è piuttosto densa. Con l'aiuto di una spatola trasferiamo la pasta nell'emisfero. Ripetiamo la stessa cosa di volta in volta.
Alla sesta ora di lavoro il latte condensato, il burro e quasi tutte le noci sono finite e le forme sono piene meno che per metà. Quindi abbiamo dovuto comprare ancora un po' di tutto. Continuiamo a fare la crema, fino a quando le forme non sono completamente riempite. Ci sono volute altre 8 ore. E finalmente questa fase è finita. Lo strato successivo è una nocciola intera. Dobbiamo fare due noci enormi a metà. Useremo una montagna di queste noci. Però le nocciole sono crude e non profumano affatto. Per risolvere questo problema, le versiamo in due teglie. E le mettiamo nel forno. Lasciamo che si riscaldino 20 minuti e che concentrino il sapore. Per fissare le noci cuociamo ancora del caramello. La ricetta è esattamente la stessa: sciroppo di mais, zucchero e acqua. Mettiamo sul fornello usando un termometro. Non appena raggiunge 145 gradi, tiriamo fuori le nocciole pronte e le aggiungiamo nella padella. Mescoliamo bene col caramello. Postiamo in ciotole di forma simile agli emisferi. Fatto! Una volta che il caramello si è indurito, rimuoviamo la ciotola. Togliamo la carta da forno. Ed ecco la metà perfetta di un'enorme noce. O meglio, due. Basta spingerle in mezzo allo stampo di pasta di cioccolato. Spalmiamo la pasta con una spatola in modo che ovunque ci sia uno strato della stessa altezza. Ora il nostro cioccolato è molto morbido e se proviamo a toglierlo dallo stampo cadrà a pezzi. Perciò mettiamo gli emisferi nel congelatore. Lì si raffredderanno e il ripieno di cioccolato diventerà denso. Le nostre forme si sono completamente raffreddate solo due giorni dopo e prima di tirarle fuori c'è molto da preparare. In primo luogo dobbiamo fare la confezione. Abbiamo comprato questo tipo di carta da imballaggio dorata. Per dare la forma desiderata la schiacciamo con le mani e poi la apriamo di nuovo. Mettiamo del nastro biadesivo e incolliamo in un altro foglio di questo tipo. In totale ne abbiamo 6. Le attacchiamo tenendone uno enorme. Ecco fatto. Fase 2. Per il futuro strato esterno è necessario macinare le arachidi. È molto semplice. Le mettiamo nel frullatore e mixiamo fino ad ottenere delle briciole di media dimensione. Versiamo in un'altra ciotola. Terza fase preparatoria. Prendiamo il cioccolato, lo apriamo e lo rompiamo. Riempiamo per bene un'intera ciotola con questi pezzi. Sul bagno di vapore lo sciogliamo. Mano a mano che si scalda diminuisce di volume e quindi ne aggiungiamo ancora. Ecco, la ciotola di cioccolata calda è pronta. Ultima cosa. Facciamo un po' di pasta di cioccolato per incollare le metà. Resta da coprire bene il tavolo con la pellicola alimentare. Infine prendiamo le due metà del nostro Ferrero Rocher dal freezer. Tagliamo le parti sporgenti. Giriamo lo stampo. La prima metà è pronta. Ora la seconda. Per fortuna tutto è andato bene e non si è rotto niente. Spalmiamo il tutto con uno strato di cioccolato. E per fare ciò innaffiamo il cioccolato direttamente dal mestolo e lo spalmiamo con una spatola.
Ora cospargere le noci tritate, fino a quando non si attaccano a tutta la superficie. Poi applichiamo un altro strato di cioccolato. Direttamente con la spatola lo mescoliamo con le noci, in modo che assomiglia all'originale. Fatto! È venuto perfetto! Ripetiamo la stessa cosa con l'altra metà. Una volta che il cioccolato si è solidificato, tagliamo la pellicola alimentare e capovolgiamo una metà. Rimuoviamo la pellicola e spalmiamo la pasta di cioccolato per incollare le due metà. E sopra mettiamo la seconda. Ci siamo quasi! A mio parere è venuto simile alla versione originale. Ed ora il tocco finale. A causa del fatto che si tratta di carta e non di alluminio, non è venuta così perfetta come abbiamo voluto. E la ciliegina sulla torta, l'adesivo. Ferrero Rocher. Finalmente, dopo 4 giorni di duro lavoro, il gigantesco Ferrero Rocher del peso di 100 kg è pronto. Penso che sia venuto molto bello. Abbiamo calcolato il suo valore. Con tutti gli ingredienti, la somma è di circa 830 euro. Forza! Tagliamo un pezzo. Proviamo! Wow! È delizioso! Assomiglia davvero al gusto originale Ferrero Rocher. A proposito, ho una proposta per voi. Se metti 200.000 mi piace su questo video in 3 giorni, allora un altro video in scala super gigante uscirà nel fine settimana. Io so già cosa abbiamo preparato, vi consiglio di cliccare like. E chi si chiede dove abbiamo messo tutta questa bontà? L'abbiamo tagliata con il machete a pezzi, dopodiché l'abbiamo avvolta con un film alimentare, per poi distribuirla a coloro che hanno contribuito al video e ai nostri parenti. Iscrivetevi al canale e cliccate su questa playlist, ci sono molti altri video di cibo gigante. Ciao a tutti!